Devi uscire da qui! Non tuo padre se n'è andato e gli uomini di mio padre ti stanno cercando! Morirò prima di vedere la sicurezza del Vault compromessa di nuovo. Oh mio Dio, l'hai aperta davvero? Temevo che sarei rimasto intrappolato lì dentro per sempre. Ti ordino di consegnare immediatamente. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Apocalisse 21. Correte, correte! All'interno la dottoressa racconta l'accaduto a Lyons l'anziano, colui che vi ha fatto entrare. La tua preoccupazione è di avere l'accesso a un computer prebellico per conoscere la posizione di un Craig, accesso che ti concede lo scriba Rothschild. Scopri che nel Vault 87 sono riposte le tue ultime speranze, ma l'entrata principale è impossibile da varcare, data l'enorme presenza di radiazioni su tutto il territorio circostante. L'unico modo per accedervi è sfruttare l'entrata secondaria, celata nelle caverne di Lamplight. Dopo giorni di cammino finalmente raggiungi le grotte, gettandoti negli oscuri corridoi rocciosi, fino ad arrivare a quello che sembra essere un cancello. Ma in quel momento una voce immatura ti ordina di fermarti. Un bambino armato e a guardia delle caverne si frappone tra te e il tuo obiettivo. Nonostante il suo astio verso gli adulti, riesci a convincerlo e finalmente varchi il cancello. Little Lamplight è popolata da una colonia di bambini. È strano che siano sopravvissuti con tutte le atrocità che hai visto fino ad ora e ti chiedi cosa avranno fatto per mantenersi in vita. Grazie al loro aiuto riesci a trovare e ad entrare nel Vault 87. Il tremendo puzzo di decomposizione trasudato dalle sporche pareti arrugginite domina l'aria. L'intero complesso è popolato dai supermutanti con i loro centauri, ma ti fai strada nel loro sangue fino a raggiungere il secondo livello del Vault, dove l'orrore delle mutazioni si fa tangibile. Numerose celle ospitano i resti atrocemente contorti di creature che hanno perso qualsiasi somiglianza a ciò che erano prima. Lì capisci che la morte è meglio di quella sorte. Tra i corridoi senti una voce acuta e distorta chiamarti. Quando pensavi di avere visto tutto, ti sbagliavi. Un supermutante rinchiuso ti implora di liberarlo dall'eterna prigionia a cui è condannato. Sembra diverso dalle mutazioni incontrate fino adesso. È più intelligente, apparentemente possiede una coscienza e soprattutto sa perché sei qui. Lui sa dove trovare il Craig e afferma che hai bisogno del suo aiuto per averlo, data la massiccia presenza di radiazioni attorno all'artefatto miracoloso. Il suo nome è Fox. Con l'arma puntata verso la porta della cella, liberi quella creatura dalla sua prigionia. Ti fa strada nei corridoi del Vault, aiutandoti persino ad uccidere chi si oppone alla vostra avanzata. Ti chiede di aspettarlo e poco dopo ritorna con il Craig tra le mani, consegnandotelo. Non ti resta che uscire dal bunker e correre alla cittadella. Ma lo schiaffo della realtà ritorna ancora una volta. L'esplosione di una granata stordente ti fa cadere a terra, privo di sensi. Il colonnello, l'uomo che hai visto morire nel Jefferson Memorial, è davanti a te, con un ghigno dipinto sul viso. La conversazione che ha con le sue guardie è confusa. Capisci solo che verrai trasportato su uno dei loro velivoli. E poi... il buio. Facciamo le cose facili. Tu mi dici il codice del purificatore e lo fai subito. Apri gli occhi. Sei in una stanza, una prigione, immobilizzato da uno strano campo energetico. Il colonnello è davanti a te e subito ti ordina di rivelargli il codice di attivazione del purificatore. Poi forse sarai libero. E accetti. 704. Il colonnello contatta un suo ufficiale al Jefferson Memorial, proponendo il codice. Per la prima volta dopo troppo tempo, un genuino sorriso appare sul tuo volto, quando quell'uomo scopre che i numeri non sono giusti, facendo uccidere lo sfortunato soldato che li ha inseriti. Allora il colonnello estrae la pistola, ma una voce familiare chiede ad Autumn, questo è il suo nome, di lasciare la stanza. Fai così la conoscenza del presidente Eden, che ti chiede di raggiungerlo nella sala di controllo per poter parlare faccia a faccia. Il tuo equipaggiamento è nell'armadietto accanto alla porta ed inoltre sarai libero dalle tue restrizioni da prigioniero. È tutto molto strano, ma ti avvii verso il luogo dell'incontro, stando bene allerta. Poco dopo, la voce del colonnello risuona dagli altoparlanti. Ordina di ignorare l'avviso del presidente e di sparare a vista il prigioniero del Vault 101.
ma sei pronto a tutto ormai e polverizzi ogni resistenza fino a raggiungere la sala di controllo. Una stanza che sembra ergersi all'infinito, con una lunga rampa di scale che ti porta davanti un grande computer che comincia a parlarti. Ah, faccia a faccia alla fine. Era ora che ci incontrassimo. Il presidente degli Stati Uniti è un supercomputer Zax, programmato per avere una continuità di governo in caso di catastrofe nazionale. Ha bisogno di te per rendere la nazione un posto migliore. La brava gente di questo paese non potrà riprendere il controllo fino a quando le nostre terre saranno infestate dalla mutazione. Esseri come supermutanti e ghoul devono essere purati dalla società e dal mondo prima che sia possibile ricominciare a vivere. Credo che il lavoro di tuo padre possa avere successo dove gli altri hanno fallito. Davanti a te c'è una provetta contenente il virus FEV modificato per aggredire ed uccidere gli organismi mutati. Dice che dovrà inserirla nella console di controllo del purificatore e attivarlo. Ed è lì che ti balena in mente un'idea per porre fine all'enclave. Ordina al presidente Eden di autodistruggersi, convincendolo che non è giusto obbligare la gente a seguirlo, imponendo la sua visione del mondo, e che avrebbe portato l'enclave alla distruzione con questo comportamento. Il supercomputer capisce e promette che appena sarai andato via, procederà con la sua distruzione. Immagino che sia un addio. Dovrei trovare la strada per conto tuo. Io ho da fare. Prendi la provetta del FEV, così da guadagnarti l'uscita dalla stanza di controllo. La base trema dalle fondamenta. Degli ascensori portano i Vertibird in superficie, mentre i soldati vengono sterminati dal sistema di difesa controllato dal presidente Eden. Così fuggi dalla base poco prima che esploda completamente, mentre uno stormo di Vertibird si allontana verso l'orizzonte. Ed ecco che una voce familiare ti accoglie felice. È Fox, il fedele supermutante che dal Vault 87 ha seguito i tuoi rapitori fino a qui, ed è con immenso piacere che si unisce a te, formando una temibile coppia capace di far tremare qualsiasi battaglione. Nel tuo viaggio verso la cittadella, passi accanto al Vault 101, la tua vecchia casa. In quel momento il felice abbaiare del tuo fido amico scomparso dalla tua cattura ti riempie di gioia. Gioia che scompare quando un messaggio radio allarmante proveniente dal tuo Pip-Boy si fa sentire. È Amata che parla, chiedendoti aiuto per fermare suo padre. La situazione è degenerata drasticamente da quando sei fuggito quel giorno. Ti precipiti alla porta del Vault, aprendola e inserendo il codice dato da Amata nella trasmissione. Incontri Gomez, la guardia di sicurezza che ti aiutò nella fuga. Ti racconta che molti abitanti del Vault, tra cui la tua amica d'infanzia, vogliono poter comunicare col mondo esterno, aprendo permanentemente la loro casa. Ovviamente il soprintendente non è della stessa idea, e da lì è nata una vera e propria guerra civile. Ti precipiti da Amata, tra i corridoi gettati nel caos e le barricate dei ribelli, e ti implora di fermare suo padre. Ti sembra sia passato un secolo da quando percorsi la strada verso il suo ufficio, ed è lì che lo trovi. Bene, vedo che hai deciso di tornare. Beh, è un vero peccato. Non hai futuro in questo Vault. Ormai l'esterno ti ha contaminato. Sono solo frecce avvelenate, lanciate dall'alto della sua falsa superiorità. Ma se la zona contaminata ti ha cambiato, lo ha fatto anche in meglio. Nonostante l'odio viscerale che provi nei suoi confronti, sai mantenere la calma e riesci a fargli capire che ciò che sta facendo è sbagliato. Che il Vault è destinato a morire se non verrà messo in comunicazione col mondo esterno. I suoi occhi hanno una luce diversa ora. Il rimorso e la vergogna compaiono sulle rughe del volto. Non sono io che li guiderò in quest'impresa, però. Mi dimetto da soprintendente. Dirò ad Amata che nessuno potrebbe essere meglio di lei come leader. Corre verso la clinica per comunicare la sua scelta e tu con lui per vedere le conseguenze del suo gesto. Finalmente il Vault ha un radioso futuro colmo di possibilità. Amata ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto. Solo tu avresti potuto liberarli dalla tirannia del soprintendente. Ma qualcosa deve cambiare. Molte persone ti accusano ancora per quello che è successo. Per questo ti chiedo di andartene. Mi dispiace, ma la situazione è troppo delicata perché tu rimanga. Se davvero vuoi aiutare il Vault, devi andare. Non sei triste, sei sdegnato dalle sue parole, anche se capisci ciò che intende. Volti le spalle ad Amata, percorrendo per l'ultima volta quei corridoi in cui sono impressi i tuoi ricordi migliori, dove da bambino correvi,
Ridevi, spensierato. La sicura porta del Vault 101 si chiude dietro di te, sigillata. Nemmeno ti volti a guardare. Giunto alla cittadella, racconti a Lyons l'anziano tutto ciò che era accaduto alla base dell'enclave, rivelando anche il luogo di nascita dei supermutanti, il Vault 87. Subito vengono definiti i piani per la riconquista del purificatore, attivando anche Liberty Prime, il gigantesco robot prebellico custodito come arma finale. Il Jefferson Memorial non dista molto dalla cittadella, ma l'enclave fa il possibile per rallentare ed impedire il vostro arrivo. Ma Liberty Prime è inarrestabile e uccide come mosche chiunque si oppone alla sua avanzata. Finalmente raggiungete il monumento. Tu e Sarah Lyons correte all'interno, fino a giungere al cuore del progetto Purezza. Ad attendervi c'è il colonnello Autumn, come una zecca ostinata, insieme alle sue fide guardie del corpo. Dopo la tua morte, metteremo fine alla patetica confraternita e diventeremo i veri salvatori della zona contaminata. Questa cosa finisce ora. Subito uccidi le sue guardie, tenendo per ultimo il tuo acerrimo nemico. Non nascondi il sorriso nell'avergli tolto la vita, guardandolo negli occhi prima di sparare il colpo mortale. Ma non c'è tregua per te. La dottoressa Lee vi contatta all'interfono. Ha controllato gli strumenti a distanza e afferma che il purificatore è stato danneggiato durante l'attacco. È in sovraccarico e l'unico modo per evitare una gigantesca esplosione è attivare il sistema. Sarah Lyons non nasconde che chiunque lo farà non tornerà indietro. Le radiazioni scaturite sarebbero letali. Fox potrebbe aiutarti, ma non lo farà. Tutti hanno il proprio destino, dice, e il tuo culmina qui. Sai cosa devi fare. Con una carezza saluti Dogmit e ti dirige al pannello di controllo. Nella sua genialità, tuo padre sapeva che solo voi due potevate conoscere la combinazione esatta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Apocalisse 21:6. 2:1:6. Il sogno di tua madre. Acqua pulita per tutti. Nonostante il mondo sia colmo di difetti, scegli di non inserire la provetta di Fev data dal presidente Eden. Digiti il codice e il purificatore si attiva. Non credevi fosse così doloroso sacrificarsi per il bene comune. Finalmente le acque della vita sgorgano libere per tutti, indistintamente. Con il tuo sacrificio hai salvato l'umanità, dandole una nuova speranza. La leggenda del vagabondo solitario, uscito dal Vault 101 per cercare il proprio padre, riecheggerà per sempre tra le rocce della zona contaminata.